libri, perché effettivamente io vi parlerò di diritto d'autore, in generale di opere letterarie, anzi, come vedremo, alcune norme non fanno neanche distinzione, quelle soprattutto legate proprio agli utilizzi, legati agli utilizzi per le persone con disabilità di SA, non fanno distinzione di tipologie di opere, parla di opere dell'ingegno in generale, però è chiaro che parlando principalmente di didattica, di attività di studio, siamo nel seminato dell'editoria, quindi dei libri, ma non solo libri in senso tecnico, ma anche articoli, siti web, dispense, linee guida, testi normativi e via dicendo. In questa mia presentazione vi farò vedere appunto il punto di vista del diritto. Avendo circa 25 minuti, non di più, non vi darò una panoramica così completa, però vi do almeno le norme di riferimento, questo non è poco, perché già in questi giorni mi sono messo a preparare l'intervento e ho dovuto un attimo far passare siti web vari, fonti con le norme, mi sono accorto che non è così facile trovarle, e quindi già il fatto di avere in un'unica presentazione slide e in un unico commento di circa 25 minuti il quadro normativo spero che sia di aiuto. Quindi abbiate pazienza, le mie slide sono molto diverse rispetto a quelle ad esempio che fa Andrea e rispetto anche alle sue lezioni in cui c'è anche la parte informatica in cui lui mostra le cose che si possono fare con degli strumenti. Da parte mia abbiate pazienza, invece ci saranno delle slide molto più classiche con alcune delle norme da commentare. La prima, allora vediamo. La prima è questa, immagino che si veda, no Andrea, tu sei d'accordo su questa slide, tipica slide con norme? Oh, ecco, lo faccio perché in realtà era una provocazione per far capire come spesso ai convegni di avvocati questo succede, no? Slide con un testo normativo che viene spesso scansionato, quindi in questa slide non troverete nemmeno il testo, ma è addirittura un'immagine che io ho screenshottato, l'ho messa anche un po' storta perché succede spesso ad esempio con le sentenze vengono degli scan, a volte da delle fotografie fatte presso le cancellerie dei tribunali, vengono sbattute lì in una slide. Quindi invece vi prometto che le mie slide da qua in poi saranno più che altro così. Spero che siano già un po' più questa sia già un po' più accessibile. Questo è testo vero, è un carattere abbastanza sobrio. E questa slide ci serve per capire in che ambito ci muoviamo, nel senso che quando più il diritto d'autore non è che tutti hanno ben chiaro di cosa si tratta. L'articolo 1 di questa legge, che è la nostra legge italiana sul diritto d'autore, una legge molto antica che poi è stata più volte aggiornata, quindi non è del 1941 uguale a se stessa dal 1941, ma appunto è del 1941 come origine e poi è stata più volte aggiornata. Questo è il primo articolo che ci spiega più o meno di cosa si occupa il diritto d'autore. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo e la forma d'espressione. Aggiunge poi il secondo comma che sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie, nonché le banche di dati che per la scelta a disposizione del materiale costituiscono creazione intellettuale dell'autore. Noi in che ambito siamo? Siamo più forse nelle prime righe di questa norma, nel senso che opere dell'ingegno di carattere creativo sono è la dicitura più generica, no? Opere dell'ingegno di carattere creativo è l'oggetto di cui si occupa proprio il diritto d'autore italiano e che appartengono a questi campi che sono i principali campi della creatività umana. Gli esempi che faremo oggi sono ovviamente legati e altro alla letteratura, perché ci dobbiamo occupare, soprattutto negli esempi che farà Andrea, di trasformazioni e accesso ai testi, e quindi parliamo di opere letterarie. Opere letterarie in senso estremamente generico, non è che si parli solo di letteratura, ma proprio anche di manuali, di testi, come appunto articoli scientifici, dispense, testi giuridici come le norme, quelle che vi sto facendo vedere, o le sentenze. Il diritto che entra in gioco, cioè la legge poi prosegue, la legge sul diritto d'autore, facendo un elenco dei diritti esclusivi, cioè i diritti che appartengono all'autore in via esclusiva. Vuol dire che attraverso questi diritti l'autore può escludere altri soggetti, altre persone, dallo sfruttamento della sua opera. È quel concetto di diritto esclusivo. E quello che entra in gioco nel tema del nostro seminario è proprio il diritto previsto dall'articolo 18, che è quello che riguarda l'esclusiva di fare modifiche, di apporre modificazioni o modifiche alle proprie opere.
appunto l'articolo 18 della stessa legge, legge 633 del 41, riserva all'autore il diritto di introdurre alle sue opere qualsivoglia modificazione, come ad esempio le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in un'altra forma letteraria o artistica, le modificazioni, oppure introdurre aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, oppure gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale. E ci sarà da fare una riflessione, forse dopo la farà meglio Andrea o la faremo insieme, se le trasformazioni operate in automatico da un software, come quella che sta succedendo qua alla destra dello schermo, no? C'è una trascrizione dal vivo di un'opera letteraria che è la mia lezione, cioè questa mia lezione, se venisse trascritta, questo mio intervento, un seminario, venisse trascritto, diventerebbe poi una sorta di articolo di dispensa sul diritto d'autore, no? Su un diritto d'autore legato alla disabilità. E quella è un'opera letteraria di cui io ho il diritto esclusivo, perché io sto parlando a braccio, quindi in questo momento sono autore di questa opera letteraria che però io sto creando dal vivo, sto creando in forma orale, ma nello stesso tempo è letteraria perché può essere trasformata in parole, quindi anche se resa in forma orale diventa un'opera letteraria. Sarebbe interessante fare una riflessione di questo tipo. La legge, ovviamente, la legge italiana sul diritto d'autore non ha pensato, non arriva a questo livello di dettaglio a comprendere, cioè con delle norme che riguardano le trasformazioni fatte da alcuni software come quelle che ci mostrerà Andrea dopo. Sappiamo però questo, sappiamo che tendenzialmente c'è sempre un copyright, ovvero questo è uno schema che io utilizzo spesso nelle mie lezioni. Io faccio corsi di formazione molto introduttivi sul diritto d'autore e a un certo punto, dopo aver spiegato quali sono i tipi di opere, quali sono i meccanismi con cui un autore acquisisce i suoi diritti, arrivo a questa slide che spesso intitolo copyright closed by default. Oggi l'ho intitolata c'è sempre un copyright, perché tendenzialmente è così, ovvero la regola, come vedete qua alla sinistra dello schema, la parte arancione, la regola è che quasi tutto sia sotto copyright. E ci piaccia o meno, però le opere creative, visto che il diritto d'autore scatta automaticamente, hanno sempre il diritto di qualche autore o editore, autore se l'autore ha pubblicato direttamente lui l'opera, editore o altri soggetti come produttori discografici, produttori cinematografici, via dicendo, se l'autore poi ha ceduto questi diritti per farne delle rielaborazioni o per farne una pubblicazione. E quindi l'utente, l'utilizzatore di queste opere, deve comportarsi tendenzialmente come se ci fosse un copyright e quindi deve chiedere il permesso a qualcun altro, deve chiedere il permesso al cosiddetto titolare dei diritti, che è quella persona, quel soggetto, quella casa editrice che compare di fianco al cerchio, alla C cerchiata che indica il copyright. A meno che, come vedete, arriviamo in quel punto in cui il diritto d'autore finisce, termina, scade, perché la legge prevede che a un certo punto il diritto d'autore, cioè la legge prevede che il diritto d'autore non sia eterno e quindi l'opera a un certo punto diventa di pubblico dominio, cioè diventa patrimonio di tutti, diventa patrimonio dell'umanità, diventa patrimonio culturale dell'umanità. E quindi da quel momento non devo più chiedere il permesso a nessuno. Ad esempio, io non devo chiedere il permesso agli eredi di Giuseppe Verdi per suonare un brano della Traviata, non devo chiedere il permesso alla casa editrice di Carducci se voglio fare una raccolta delle sue poesie migliori, perché quegli autori sono morti da più di 70 anni, quindi le loro opere sono cadute in pubblico dominio. Però ecco, questa è la regola, cioè diritto d'autore sempre, tranne quando l'opera è caduta in pubblico dominio. Si crea una situazione sostanzialmente binaria, bianco o nero, o tutto tutelato o tutto non tutelato. Insomma, è una situazione che non aiuta molto, perché è molto rigido come approccio. Per fortuna la legge, come vedete dall'altra parte della slide, ci ha già pensato, cioè il legislatore ha già capito che, infatti cambio titolo della slide, la slide rimane sostanzialmente la stessa ma cambia il titolo, cioè c'è un copyright, virgola, però per fortuna ci sono una serie di eccezioni. Il legislatore ha già previsto che ci possano essere esigenze di libero utilizzo, e quindi ci possono essere delle esigenze che fanno andare il diritto d'autore in secondo piano rispetto ad altre esigenze, e tra queste c'è proprio quello della fruizione da parte di soggetti deboli, di soggetti svantaggiati come i portatori di handicap, che appunto sfruttano quelle che vengono chiamate
libere utilizzazioni, con una parola tipicamente giuridica. Andrea mi prende in giro su questa parola, utilizzazione, quando si potrebbe usare utilizzo, è tipicamente da linguaggio giuridico, come modificazioni al posto di modifiche, abbiate pazienza, è così. Vedete che qua a destra, nell'ultima gamma dello schema, ci sono anche dei casi di libero utilizzo, che invece sono stabiliti dal titolare dei diritti, quindi non è il legislatore che manda in secondo piano il copyright, ma è il titolare dei diritti, che potrebbe essere l'autore, ma potrebbe essere anche l'editore, il produttore, che sceglie autonomamente di rilasciare le sue opere in un regime più libero, in un copyright più elastico, potremmo dire, e lo fa utilizzando le famose licenze Creative Commons. Il simbolino che vedete qua non è un errore, non è una doppia C sbagliata, è proprio CC, sta per Creative Commons, e il cerchiolino richiama un po' la C cerchiata, solo che appunto le C sono due, e questo simbolo ormai è diventato evocativo di una maggiore elasticità del diritto d'autore, una maggiore libertà nell'utilizzo. Quindi una prima soluzione potrebbe essere quella di andare a cercare materiali che sono sotto licenza Creative Commons. La rete è piena, ci sono tantissime ormai case editrici, tantissimi articoli, riviste scientifiche, tantissimi autori che per loro libera scelta rilasciano i loro contenuti con licenze libere, e quindi quella è una soluzione. Io stesso sono uno di quelli, vedrete che alla fine di queste mie slide c'è proprio un disclaimer che dice che queste slide sono sotto licenza Creative Commons, il video che realizzeremo sarà rilasciato sotto licenza Creative Commons, però purtroppo quando dovete usare un manuale, dovete usare un libro di testo, dovete usare una dispensa che invece è stata fornita senza una licenza libera, questo ahimè a volte diciamo statisticamente è ancora il caso più presente, e allora in quel caso l'unica possibilità è o chiedere il permesso all'autore, cioè torniamo nella regola, di volta in volta dobbiamo contattare il titolare dei diritti, oppure possiamo far leva su un caso di libero utilizzo stabilito dalla legge. Oggi non li vediamo tutti, ci sono, se volete, dei miei corsi, delle mie presentazioni sul mio canale YouTube che fa tutto il dettaglio di questi casi, vedete sono dagli articoli 65 e seguenti, cioè ogni articolo prevede un caso di libero utilizzo, cioè casi in cui diciamo si creano delle aree franche in cui il diritto d'autore va poi in secondo piano rispetto ad altre esigenze, ad esempio proprio quella di libertà di insegnamento, libertà di ricerca scientifica e via dicendo. Noi siamo esattamente qua, cioè il campo in cui ci muoviamo in un seminario come quello di oggi, relativo appunto all'accesso ai testi per questioni di disabilità o di DSA, sfrutta proprio uno di questi articoli, che come vedremo è l'articolo 71 bis della legge sul diritto d'autore. Eccolo qua, l'articolo 71 bis della stessa legge è appunto l'eccezione al diritto d'autore per rivolta ai portatori di handicap, che a sua volta, come vedete ho messo un asterisco, riprende un'eccezione che era prevista in una direttiva europea importantissima, la direttiva 2001/29/CE è una delle principali direttive che hanno innovato il diritto d'autore negli anni 2000 e hanno fatto in modo che gli stati membri dell'Unione Europea avessero un set di regole standard e armonizzate tra loro. Tra queste c'era proprio un articolo 5.3 che invitava gli stati membri a fare delle norme nazionali che prevedessero questa eccezione, ed eccoci qua, quindi il legislatore negli anni successivi ha proprio introdotto nella nostra legge questo articolo, dice che ai portatori di particolari handicap sono consentite per uso personale la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, questa roba tipicamente giuridichese, legalese, l'utilizzazione della comunicazione al pubblico, bellissimo. Comunque è consentito per uso personale fare queste cose, cioè riprodurre o utilizzare, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap. Attenzione che già ha stabilito una serie di condizioni per poter invocare questa eccezione. Deve essere per uso personale, okay? Quindi non ci deve essere un'attività di intermediazione, vedremo che in alcuni casi è possibile, però una società, un'attività commerciale, una copisteria che faccia questo servizio, quindi lo faccia in un ambito non personale ma commerciale e appunto con, vedete,
che va a violare anche questa indicazione sul non abbiano carattere commerciale, no? Non rientra in questa eccezione, quindi questa attività può essere fatta per uso personale direttamente dai portatori di handicap, oppure, come vedremo, per il tramite di associazioni che però devono essere rappresentative della categoria e estremamente, e, diciamo, ufficialmente non a scopo di lucro. Ecco, e quest'ultima condizione, il fatto che si devono limitare a quanto richiesto dall'handicap, cioè, chiaramente, cioè il, essendo questa una norma di eccezione, l'eccezione è sempre un approccio restrittivo, no? Come la norma d'eccezione cerca di stabilire, di sottolineare sempre che è un'eccezione, quindi al massimo il portatore di handicap può fare quelle modificazioni, quegli interventi che sono limitate a quanto richiesto dal suo handicap. Mi sembra anche un po' logico, nel senso che il non udente non può chiedere o operare verso per avere un audiolibro, perché non avrebbe senso, no? E anche altri casi devono essere appunto legati al singolo handicap. Poi fa riferimento ad un'altra norma secondaria, cioè con decreto del MIBACT, che è sempre il Ministero della Cultura, dei beni culturali, è il ministero competente in queste materie, anche in materia di diritto d'autore, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari, nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione. Quindi cosa succede in questi casi? Per chi non ha dimestichezza con le norme giuridiche, questa è la norma primaria e poi si fa riferimento per la sua attuazione ad una norma secondaria, che è quasi sempre un decreto ministeriale, che va ad un livello di dettaglio maggiore, e lo dobbiamo vedere, perché se vogliamo capire bene come funziona, eccolo qua. L'ho tagliato un po' per non renderlo troppo lungo, però il decreto ministeriale 239 del 2007 consta in soli due articoli, quindi non è così lungo, lo possiamo vedere tutto. Dice l'articolo 1,2, dice che la riproduzione e l'utilizzazione della comunicazione al pubblico di opere e di materiali protetti si attuano attraverso la registrazione audio su qualsiasi tipo di supporto delle opere, oppure l'impiego di dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, oppure la sottotitolazione delle opere, dei materiali protetti visualizzabili, comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile con le tecnologie assistite, secondo quanto previsto dalla legge 4 del 2004, recante disposizioni per favorire l'accesso ai soggetti disabili agli strumenti informatici. Immagino che questa sia una norma che Andrea conosce quasi meglio di me, e come vedete, quindi, qua già dà delle indicazioni più pratiche, più concrete su cosa si può fare e come si può fare, no? Quindi registrazione audio su qualsiasi tipo di supporto delle opere, o l'impiego di dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione, via dicendo, quello che stiamo facendo sostanzialmente adesso. L'articolo 2,1, quindi l'articolo successivo, ha due commi, esatto, li ho riportati entrambi. Il comma 1 dice che al fine di renderne accessibile il contenuto alle persone con disabilità sensoriali, la riproduzione e l'utilizzazione della comunicazione al pubblico di opere e materiali protetti può anche essere effettuata per il tramite delle associazioni e delle federazioni di categoria rappresentative dei beneficiari che non perseguono scopo di lucro, sulla base di accordi stipulati ai sensi dell'articolo, e quindi fa riferimento a un'altra norma. Quindi purtroppo la tecnica giuridica del nostro legislatore è questa, molto molto barocca e molto molto contorta. Quindi una norma primaria che fa riferimento a una norma secondaria, che a sua volta fa riferimento ad una norma primaria. Veramente una perversione non da poco. Comunque, vedete che una delle possibilità è, diciamo, l'unico caso in cui il portatore di handicap può fare una di queste modifiche, una di queste riproduzioni senza doverlo fare personalmente, è quello di appoggiarsi a una di queste associazioni o federazioni di categoria che devono essere rappresentative dei beneficiari e non devono perseguire scopo di lucro, e devono farlo sulla base di accordi, di specifici accordi, che sono accordi ovviamente tra queste associazioni e i titolari dei diritti, quindi gli editori direttamente, oppure le associazioni degli editori. Dice il comma 2 poi di questa norma, e questo mi sa che ho finito di leggervi noiose norme,
Gli accordi di cui al comma 1 sono volti a consentire l'esercizio dell'eccezione di cui all'articolo 71 bis, che è quello che abbiamo letto, il primo, la prima norma, la cosiddetta norma primaria, e dovranno prevedere la definizione di procedure che consentono alle predette associazioni e federazioni di convertire i file all'uopo loro forniti dai titolari dei diritti in formati idonei ad essere utilizzati secondo le finalità e nei modi previsti dal precedente articolo 1, e di consegnare il prodotto di tale attività alle persone che dimostrino di possedere i requisiti soggettivi richiesti. Sul discorso dei formati, cioè, si apre un vaso di Pandora su cui mi contengo, perché io ne farei una questione più che altro appunto legale. Ci sono normative, ad esempio il codice dell'amministrazione digitale prevede che in alcuni casi appunto debbano essere usati formati aperti, formati standard e via dicendo. Andrea su queste cose qua ne sa molto più di me, però so appunto quanto lui impreca tutte le volte che deve mettere le mani su file che sono volutamente forniti in un formato criptico, oscuro, non facilmente leggibile, no? Ecco, quindi il discorso della conversione dei file è già stato preso in considerazione. Calcolate che queste sono norme del 2007, appartengono già a un mondo che è molto diverso da quello a cui siamo abituati noi oggi. Cioè, certe tecnologie non c'erano, la stessa internet aveva una struttura, un'utenza diversa. Non c'erano i social, o comunque i social avevano appena fatto breccia nelle nostre vite. Le criticità di questo sistema sono queste tre principali, che va bene, anche qua per ognuna ci sarebbe da fare una lezione di 20 minuti, però allora in generale questa cosa che ho detto 5. Sì, ho visto. Sì, no, ma sto finendo. Allora, le criticità di questo sistema sono queste tre. Allora, innanzitutto l'ho già detto la prima, essendo norme eccezione hanno tutto un approccio restrittivo, no? Cioè il linguaggio è tutto al negativo, perché in generale la regola è che ci sia sempre il diritto d'autore, allora io ti devo dire che in alcuni spiragli ti puoi muovere, però devo poi spiegare tutti i vari confini di questi spiragli in cui ti puoi muovere. E poi non è previsto un obbligo per gli editori di mettere a disposizione l'opera, ma è l'utilizzatore che se la deve procurare, quindi poi per fortuna ci sono degli accordi, come vi ho detto, che in alcuni casi mettono in comunicazione le associazioni portatrici di interessi con i titolari dei diritti, però non c'è un obbligo da parte degli editori di fornire, quindi tu utente portatore di handicap ti devi fare lo sbattimento, passatemi il termine, di trovare l'opera, recuperarla e poi una volta che l'hai trovata puoi sfruttare quella eccezione per fare l'attività che l'eccezione consente. Insomma, è questo, come dice Carla Zudas, che cito in un saggio ben scritto su questo argomento: tutto ciò risulta quanto mai anacronistico in un panorama in cui una copia digitale di un testo potrebbe essere messa a disposizione dei portatori di handicap direttamente dagli editori ad un costo minimo. Quindi vedete com'è un po', come siamo rimasti indietro. Alcuni editori, tra l'altro, questo lo aggiungo con un bel punto di domanda, sono convinti, non ho mai capito sulla base di quale convinzione, che la mera digitalizzazione di opere generi a loro favore un nuovo diritto, solo perché hanno digitalizzato un file, un libro che era in un formato, l'hanno portato in un altro formato, allora pensano di vantare un nuovo diritto su quell'opera, cioè si allunga il copyright in qualche modo, altra cosa bizzarra. Niente, rimando alle slide, nel senso che ho fatto riferimento ad altre fonti normative importanti. Uno è il Trattato di Marrakech per facilitare l'accesso ai testi pubblicati dalle persone cieche con incapacità visive o difficoltà ad accedere al testo stampato. È un trattato che è stato sottoscritto a giugno del 2013 all'interno della WIPO, cioè l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, ed è stato ratificato neanche tanto tempo fa dall'Unione Europea, il primo trove del 2018. Ho fatto, come vi ho detto, una ricostruzione del quadro normativo sul mio blog, oggi l'abbiamo diffusa già sui miei canali social, Andrea l'ha replicato, se cliccate su qua arrivate proprio a questo mio post in cui ho ricostruito il quadro normativo, e poi vi invito a fare un po' di approfondimenti, nel senso che allora io ho scritto un capitolo, il diritto d'autore e le licenze open nell'attività didattica, non parla strettamente della questione della disabilità, però dà un quadro più completo e ampio delle cose che abbiamo detto oggi, cioè allarga un po' il focus e vi fa vedere quali sono in generale le libere utilizzazioni che entrano in gioco nell'attività didattica. Invece sul tema di oggi
il testo secondo me più completo è questo, di cui ho già citato un passo, che è quello della Carla Zuddas, che è una collega giurista che ha partecipato, ha scritto il capitolo giuridico, diciamo, di questo manuale, di questa raccolta di saggi, e si intitola I bisogni educativi speciali, il diritto all'istruzione in una prospettiva inclusiva. Purtroppo di questo volume non c'è una versione, il mio è liberamente accessibile qua, di questo invece ho trovato solamente l'indice, quindi bisogna andarlo a recuperare attraverso i canali classici. Vi ringrazio, spero che abbiate piacere poi di rimanere in contatto con me, io faccio un po' di attività di divulgazione costante su questi temi, quindi per chi volesse rimanere aggiornato e vedere altre iniziative, i canali migliori sono la mia pagina Facebook, il mio canale Twitter e anche LinkedIn, se volete. Grazie a tutti e lascio la parola agli altri relatori. Molte grazie per questa presentazione così ricca di spunti, e appunto ci porta esattamente a una specie di punto di svolta, insomma, all'adozione del Trattato di Marrakech, che è comunque entrato in vigore, diciamo, la cui adozione è partita dal 1 gennaio del 2019, effettivamente è uno dei punti importanti nella storia di questi processi di accessibilizzazione, se potessimo dire così, no? La stessa cosa si può dire della legge Stanca, quella del 2004, in effetti molte dei punti cardine e delle leve di cui tutti noi disponiamo per promuovere delle forme di accessibilità maggiori risiedono appunto in queste diciamo paletti normativi dei quali disponiamo. La questione è tuttavia piuttosto complessa, nel senso che effettivamente la restrizione all'uso personale oppure il fatto di limitare ad alcuni esponenti, enti e associazioni la possibilità di ricorrere a delle copie digitali o a delle copie trasformate così da renderle accessibili, crea un problema, perché noi stessi all'università da anni lavoriamo in questa direzione, da anni trasformiamo in file audio dei testi per gli studenti che hanno dei problemi di accessibilità rispetto ad un testo scritto, o perché hanno una disabilità visiva, o perché disporre del file audio permette allo studente, come dire, di non leggere il file ma di ascoltarlo canale preferenziale per lui o per lei per accedere ai contenuti di quel file. Per cui però ci rendiamo anche conto del fatto, e questa è stata una questione che si è posta in maniera molto stringente in questo periodo, che non sempre c'è una disponibilità da parte delle associazioni italiane editori e degli editori anche che non fanno parte dell'associazione italiana editori ad andare incontro a queste esigenze. In questo senso abbiamo molto lavorato, abbiamo costituito dei tavoli di lavoro, noi delegati, proprio con l'AIE, proprio nella direzione della costruzione di risorse accessibili e fruibili per i nostri studenti, anche perché non c'è niente di meno commerciale che la fruizione di un testo per uno scopo di studio, come succede ai nostri studenti, che peraltro, proprio in virtù di quell'osservazione che facevi tu, Simone, rispetto alla fruibilità individuale, in molti casi hanno maggiore accesso di quanto non abbiamo noi come servizio di supporto agli studenti in Ateneo alla copia, proprio in virtù di questo principio, diciamo, della restrizione massima possibile, no? Di fruizione di quella risorsa. Quindi effettivamente questo è un tema di grandissima importanza, e pur avendo avuto delle indicazioni di carattere normativo, come abbiamo visto, in parte non coerenti con un'idea di accessibilità, ma in parte comunque molto chiare nel definire che pur dentro un'eccezione, quell'eccezione può e deve essere perseguita, non sempre i comportamenti corrispondono, non sempre la disponibilità a rendere fruibili delle copie per i nostri studenti, per esempio, si propone. Quindi è un tema davvero di diritto allo studio, non solo di diritto, quindi è il diritto di leggere come step essenziale e imprescindibile del diritto allo studio, anche in questo caso, se lo guardiamo in una prospettiva
come dire, interna all'università, che naturalmente non è l'unica, anche perché in passato si sono create delle aperture nella relazione con l'Associazione Italiana Editori che hanno riguardato magari altro tipo di possibile letteratura, letteratura d'evasione e quant'altro. Meno aperture abbiamo riscontrato proprio nella, in relazione a quelli che sono invece dei, dei manuali, dei testi, della la cosiddetta saggistica, non so come dire, quindi come a, a segnalare che se si trattava in una certa misura di un potenziamento o di un ampliamento di generi letterari ampiamente fruibili, allora questo processo poteva avere un senso, quando invece si fosse trattato di prodotti culturali di nicchia, come accade che siano alcune delle fonti sulle quali per esempio i nostri studenti studiano, questo tipo di disponibilità era molto meno ampia. Quindi grazie molte per questo inquadramento, davvero è un tema direi caldo, molto caldo, anche perché nel momento in cui, come è stato in questo periodo, la questione della fruizione del sistema bibliotecario non è così agevole o così facile come in altri momenti, è chiaro che la disponibilità di file accessibili o di prodotti digitalizzati avrebbe reso era un grande servigio a chi si trovava a distanza, a chi eventualmente non avrebbe potuto, non ha trovato il modo, no, di accedere ai testi che invece sarebbero stati indispensabili per poter portare a termine anche lo studio in vista di un esame. Per cui anche solo da questa piccola angolatura che io posso offrire rispetto a questo tema, penso che come dire, ci troviamo di fronte a una questione che strategicamente è della massima importanza. Cioè è chiaro che per discuterla occorre discutere, come giustamente tu dicevi, il modo stesso in cui è stata costruita, sono state costruite le norme. Quindi in pratica la prima slide che ci hai proposto, insomma, è quella che mette la questione nei suoi termini essenziali.